Crozza ieri a Ballarò e anche col suo Paese delle Meraviglie. Buonasera, ben ritrovati ai nostri titoli di coda al Paese delle Meraviglie, quello in cui dopo 8 anni e 3 elezioni portate a termine con un sistema elettorale, lo stesso sistema viene definito incostituzionale dopo essere già stato definito una porcata dal suo stesso primo firmatario. Questa è la notizia del giorno, la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il cosiddetto Porcellum sotto due profili, quello dell'assenza delle preferenze, quindi delle liste bloccate, e quello dell'assegnazione del premio di maggioranza. Presa la notizia, ora però c'è da capire che succede, si tornerà a votare come chiedono Grillo e Forza Italia, ad esempio perché anche il Parlamento adesso è illegittimo, oppure invece, come dice qualcun altro, paradossalmente l'attesa per la riforma che a questo punto diventa necessaria della legge elettorale, allungherà la vita al governo Letta. Una bomba, comunque, quella che la Consulta ha lanciato in un dibattito politico, in una giornata in cui si era parlato molto di carceri e di indulto, in cui era tornato a parlare Berlusconi, chiedendo peraltro a Napolitano di nuovo la grazia, e ovviamente in un momento in cui ci si avvicina anche alle primarie del Partito Democratico, che sembrano tenere un po' sospeso il dibattito politico. Sono questi i temi che affronteremo stasera con le prime pagine dei quotidiani in edicola domani, ma anche con i commenti dei nostri graditi ospiti. Saluto e ringrazio. Buonasera a Felice Belisario, ben trovato. Lo ricorderete, Buonasera. ex capogruppo dell'Italia dei Valori al Senato fino al 2013, adesso esponente di punta di Movimento 139, che in due parole È un'associazione politico-culturale che prende il nome dai 139 articoli della nostra Carta Costituzionale. è? Con Leo Luca Orlando, insomma, con Con Leo altri Luca Orlando, con esponenti Carlo dell'Italia dei Valori. Costantini, con altri parlamentari che erano dell'Italia dei Valori e anche tanta gente diversa dai nostri vecchi compagni di strada. E adesso poi ci dirà che vuol dire fare politica da fuori dal palazzo, non è l'unico in questo momento a farlo. Buonasera, saluto e ringrazio anche Emilio Carnevali, firma Buonasera, di grazie a voi. Micromega, collega, insomma, tra l'altro poi vedremo anche un estratto del nuovo numero della rivista che troverete in edicola, si parla molto di Matteo Renzi, altro argomento di attualità. La questione del giorno però, dicevamo, quello della Corte Costituzionale, vediamo qualche prima pagina dei quotidiani in edicola domani, cominciando dall'Unità che in apertura scrive: il Porcellum è fuori legge, la Consulta dice incostituzionali, premio di maggioranza e liste bloccate, il rischio di un voto con il proporzionale, perché l'intesa sulla riforma è ancora lontana, Berlusconi dice è un'altra sentenza contro di me, ha parlato in occasione della presentazione del libro di Bruno Vespa Berlusconi, dicendo che di nuovo la Consulta è un organismo politico vicino alla sinistra. Dall'Unità passiamo al Giornale d'Italia, diretto da Francesco Storace. Porcellum arrosto, però non hanno fretta il titolo. No alle liste bloccate, ma anche al premio di maggioranza. Parlamentari a rischio, si chiede il Giornale d'Italia. Intanto la parola d'ordine adesso è aspettare le motivazioni della sentenza. Più freddo, più cronachistico il titolo invece dell'Avvenire. Porcellum bocciato, riforma obbligata. Le parole della Consulta sono state queste. Adesso il Parlamento può approvare una nuova riforma. La Consulta accoglie il ricorso. Partiti spiazzati. Si cerca una via d'uscita per la legge elettorale, ma è giallo sugli eletti con il bonus, perché appunto la sentenza della Consulta dichiara illegittimo il premio di maggioranza. E andiamo a vedere poi quello che è invece il titolo del Messaggero. Anche in questo caso si tratta di una ricostruzione abbastanza fredda degli eventi. E quindi bocciata la legge elettorale, il titolo scelto dal Messaggero. La Consulta, il Porcellum è incostituzionale, no a premio di maggioranza e liste bloccate. Ora intervenga il Parlamento. Renzi, di cui parleremo, ripeto, più avanti, dice scelta discutibile, torniamo alla Prima Repubblica. Chiudiamo questa tornata di prime pagine con il Fatto Quotidiano che scrive: Porcellum, Parlamento, Colle, Governo, è tutto incostituzionale. Nel dettaglio andiamo a leggere un estratto dell'editoriale di Marco Travaglio dal titolo Fuori legge. Volete prima la notizia buona o quella cattiva? Ma sì, dai, cominciamo con quella buona. Nell'ottavo compleanno del Porcellum, voluto nel dicembre 2005 dall'UDC di Casini, scritto da Calderoli, approvato da tutto il centrodestra e poi conservato anche dal centrosinistra, la Corte Costituzionale ha finalmente stabilito che quella legge non è soltanto una porcata, è anche incostituzionale in almeno due punti. Il premio di maggioranza del 55% dei seggi
alla Camera per la coalizione più votata, senza alcun tetto, e le liste bloccate con i candidati nominati dai partiti. Ne discende che sono, se non giuridicamente, almeno moralmente incostituzionali tutti i parlamenti eletti con quel sistema, a partire da quello del 2006, per finire ovviamente all'ultimo. Questo scrive Marco Travaglio. Prima di passare ai commenti, vediamo quelle che sono state le primissime reazioni all'interno del Partito Democratico, partito e azionista di maggioranza del governo Letta e quindi anche di questo Parlamento, Damiano e Zoggia. Sentiamo. La consulta, diciamo, mette fine ad una lunga discussione. Adesso finalmente la politica arriva, però una volta in ritardo, la politica dovrà porre rimedio, fare una nuova legge elettorale. Penso che la cosa migliore sia non perdere più tempo. Sicuramente non ci saranno alibi per nessuno. Leggeremo bene le motivazioni che credo verranno depositate fra un po' di settimane, poi ci si attiverà immediatamente. D'altronde era già, diciamo, nel programma sia del governo e soprattutto delle forze politiche, quelle di maggioranza in modo particolare, ma a questo punto mi auguro che ci sia una larga convergenza sulla nuova legge. È un po' una dimostrazione di una carenza da parte della politica? È chiaro che è una, diciamo, dimostrazione dell'impotenza politica, questo è inutile negarlo, però a maggior ragione si dovrà procedere in tempi rapidissimi. Contributo tratto dal sito di Repubblica, video tratto dal sito di Repubblica. Belisario, come ha accolto questa decisione della consulta? Ma guardi, che, no, che fosse una norma incostituzionale lo sapeva quel 1.200.000 cittadini che hanno raccolto le firme per abrogarla. Io ero uno di quelli. E abbiamo provato a resistere, ma la Corte Costituzionale poco più di un anno fa disse che il referendum era inammissibile. Adesso vorremmo leggere le motivazioni, perché di fatto sappiamo che il Porcellum è incostituzionale, che il premio di maggioranza in quella misura abnorme era ed è incostituzionale, che le liste bloccate, leggiamo il comunicato stampa della consulta, che le liste bloccate sono incostituzionali anch'esse. Adesso capiremo perché si torna al proporzionale puro e la Corte introduce una preferenza o suggerisce una preferenza. Dobbiamo leggere le motivazioni. La verità è che si è voluto dare lo schiaffo non solo a quei 1.200.000 cittadini, ma anche a tutti quei milioni di italiani che non sono andati a votare perché non si sono voluti mettere a tutti i costi l'anello al naso, perché in pratica hanno votato per alcune maggioranze e se ne sono trovate altre, non sapevano neppure chi entrava in lista, magari di altri territori e magari diversi da quelli in cui si votavano determinati candidati. Insomma, la politica ha dato un pessimo esempio agli italiani. La verità è che non si è voluta fare la legge elettorale nella scorsa legislatura. Eravamo arrivati alla fine della scorsa legislatura a individuare una soglia di sbarramento per ottenere il premio di maggioranza, si stava cercando di trovare dei collegi più a dimensione di territorio, per cui i cittadini inquadravano la persona che eleggevano, ma all'ultimo momento ci fu il veto, di come chi? Dire, palese del PDL, palese perché è emerso in maniera chiara, ma certamente nessuno si strappò le vesti per lo sbarramento del PDL. Senta, le chiedo perché Travaglio la chiamava in causa in un certo senso, definendo illegittimi i parlamenti eletti dal 2006 a oggi. Questo, lei ne faceva parte dell'ultimo. Sì, ma facevo parte anche di quello precedente. Io non vorrei tediare i telespettatori. Certo, c'è una querelle. Se è incostituzionale, è evidente tutto quello che è stato fatto dal Parlamento della XV, della XVI,
e guarda caso della 17ª, per chi non è scaramantico, legislatura, dovrebbe essere vanificato. Ma qui ci sono diverse teorie, per cui è difficile che tutto vada a ramengo. È chiaro che questo Parlamento, così come l'ha bollato la Corte, io penso non sia in condizione di fare nessun tipo di riforma della Costituzione, e mi pare che sarebbe una contraddizione evidente, e che debba fare una buona legge elettorale, certamente migliore sarà del Porcellum, e consegnare poi ai cittadini coalizioni o comunque partiti che siano in grado di andare con un programma, con maggioranze chiare, come avviene nella stragrande parte del mondo occidentale, e poi finalmente ripristinare la normalità, perché in Italia da un po' di anni non c'è normalità. È sospesa, ci arriviamo anche al futuro. Chiedo ad Emilio, però, da commentatore, strano paese quello in cui dopo 8 anni arriva una decisione di questo genere, dopo 3 elezioni, dopo 3 parlamenti, dopo diversi strappi alla normalità di cui parlava Belisario con le larghe intese, prima con Monti, adesso sì, con Letta. Diciamo, insomma, paese delle oggi, meraviglie di Crozza. Non scopriamo oggi la stranezza dell'Italia. Quello che possiamo dire è che questa legge elettorale, che è stata adesso dichiarata incostituzionale, aveva un enorme vizio di origine. Era innanzitutto, e ci tengo a ricordarlo perché purtroppo spesso viene posto sullo sfondo di fronte al dibattito più legato all'attualità, frutto della prevaricazione del centrodestra che nel 2005, per limitare i danni, approvò questa legge elettorale, a prescindere poi dal merito dei tecnicismi specifici, per non far vincere il proprio avversario politico. E quella che dovrebbe essere una regola del gioco da tutti condivisa, invece, è stata imposta da una sola parte politica. Questa è una cosa gravissima che non viene mai ricordata. L'altro aspetto, diciamo così, del vizio d'origine è che questa legge è stata poi disconosciuta da tutti, anche da coloro che l'avevano promossa, ed è del tutto evidente che non si può avere una legge elettorale che, ribadisco, dovrebbe essere la regola condivisa da tutti, una condizione prepolitica con cui poi costruire l'assetto delle istituzioni e poi dividersi sulla base dei programmi, dei candidati e quant'altro, non può essere una legge di questo tipo. Quindi, insomma, la sentenza della Consulta va a ratificare e aggiungere vizi di incostituzionalità a vizi politici che c'erano già, e credo che poi questa sia la pietra tombale su questa legge. Mi auguro che possa servire ad accelerare il processo di riforma. Si disse, quando fu varato il Porcellum, Emilio, che le preferenze venivano tolte perché creavano delle clientele, c'erano stati gli episodi di opacità nel legame tra diversi politici e il territorio dal quale provenivano. Si è detto, con le liste bloccate facciamo un Parlamento di saggi, insomma, questa era la di persone elette, nominate dal partito, di provata moralità. Se, adesso però, se vuole tornare alle preferenze, l'argomentazione, se separassimo l'argomentazione da coloro che l'hanno formulata, l'argomentazione non sarebbe così peregrina. Molti invocano la legge maggioritaria come alternativa a questo sistema. Ricordo che la legge maggioritaria è fondata sulla lista bloccata costituita da un solo candidato, e anche lì ci possono essere dei forti premi di maggioranza determinati dalla distribuzione dei collegi, in virtù dei quali nell'ultima elezione di Tony Blair è avvenuta con una percentuale, se non ricordo male, attorno al 30%. Quindi, ripeto, se andiamo nel tecnicismo, non è neanche così scandalosa la legge di cui parliamo. È da come è nata, diciamo, il processo da cui è nata e il ruolo che ha avuto nella situazione politica italiana che la rende ormai scandalosa, inaccettabile e indifendibile. Belisario, prima di passare ad altre prime pagine, che poi ci portano anche a uno scatto in avanti su quello che adesso bisogna fare a livello istituzionale, fu veramente solo il PDL, è stato veramente soltanto il PDL, soltanto Berlusconi a bloccare la riforma della legge elettorale in questi anni? Perché con Monti, con Letta, tanto per fare un esempio, si è detto il governo nasce per fare la legge elettorale e altre 2 o 3 cose, alla fine si sono fatte poco e male, magari soltanto le altre 2 o 3 cose, e poi la legge elettorale non l'ha fatta nessuno. Ma guardi, io nella scorsa legislatura ero in commissione affari costituzionali, per cui al Senato l'ho vissuta. Noi eravamo arrivati con una soglia per ottenere il premio di maggioranza che fluttuava tra il 35 e il 40%.
con collegi che dovevano essere ridotti, diciamo, sul modello spagnolo, perché così si dice, poi non è mica tanto vero, ma comunque ridurre. Noi abbiamo in alcune regioni 40, faccio l'esempio della Puglia, ma potrei fare di altre 44 candidati in fila allineati e coperti alla Camera dei Deputati, che mi pare tanti, e alla fine non si conosce l'ultimo, ma non si conosce neppure quello di mezzo, e alla fine col gioco degli incroci si determina il Parlamento prima ancora, ecco perché è incostituzionale, perché con questo sistema e potendo ognuno di noi essere candidato in più circoscrizioni col sistema delle alternanze all'inizio della lista, in pratica ogni partito ragionevolmente determina almeno il 90% dei candidati eleggibili. Voi capite che le elezioni si potevano a quel punto anche non fare, che probabilmente molti altri si sono nascosti dietro allo sbarramento del PDL, lo ricordava prima Carnevale, che è evidente che lo ha introdotto Berlusconi, che sapeva di straperdere le elezioni del 2006 col doppio sistema di maggioranza Camera, di premio di maggioranza Camera-Senato, per cui in quella maniera non c'era una maggioranza chiara. Noi l'abbiamo visto con Prodi, che ebbe due o tre parlamentari come margine al Senato. Il voglio 2006. Dire, è una bruttissima pagina, e che però io penso che qualcuno ci ha messo la manina a suo tempo impedendo alla Corte di dichiarare ammissibile il referendum. Io ritorno su quella pagina. La Corte Costituzionale, non lo so, qualche manina. Disse di no. Io la seguì molto attentamente, perché raccogliemmo le firme, andai insieme al professor Pace davanti alla Corte per difendere l'ammissibilità del referendum, perché noi l'avremmo vanificata con un voto popolare, perché avremmo riportato gli italiani a votare per cancellare quella che Calderoli, sorridendo e con lo suo senso dell'humor, chiamò questa volta, centrando appieno, la legge porcata. Lo ha detto anche nell'immediatezza della sentenza. E anche della detto, Corte. Adesso se ne sono accorti tutti. Io l'ho detto 8 anni fa, gli altri se ne accorgono solo adesso. Oggi. Andiamo al Manifesto, che ha il pregio di trattare lo stesso argomento, comunque azzeccando il titolo, quantomeno rendendo più divertente e sarcastica la situazione, con Porci senza ali, il porcellum incostituzionale. Il verdetto della Consulta arriva 8 anni dopo l'introduzione della legge elettorale voluta dal centrodestra. Dichiarati illegittimi il premio di maggioranza e le liste bloccate, i giudici sollecitano una nuova normativa, ma in Parlamento è scontro, il PD si spacca, diremmo, tanto per cambiare. Emilio, perché Berlusconi dice che è una sentenza contro di lui? Beh, insomma, questa è una frase che avremmo sentito parecchie volte da parte di Berlusconi parecchie volte, quindi insomma mi sembra un disco rotto. Quello che ci sarà da ascoltare da Berlusconi nei prossimi giorni sarà il suo posizionamento rispetto alle carte che verranno distribuite all'indomani poi della elezione di Matteo Renzi, perché in questo momento il pallino tu dai già per certa questo, insomma. Beh, insomma, rassicuriamoci Vati almeno mettiamola così, visto che Matteo Renzi si arrabbierebbe, è più probabile, visto che si arrabbierebbe se mi sentisse, perché dice chi è contro di me dice che già il risultato è scontato, perché a me interessa che tante persone vadano a votare, e io credo che sia importante andare a votare, mettiamola che è abbastanza probabile, okay, anche se non certo, che vincerà le prossime elezioni. I protagonisti dell'immediato futuro sono lui e chiaramente Giorgio Napolitano, che è l'altra persona che ha la responsabilità di gestire questa situazione molto complessa. Berlusconi, come al solito, a mio parere, prenderà posizione a seconda di quella che sarà la sua convenienza rispetto alla possibile legge che sarà in discussione. Di sicuro c'è che i giornali più vicini all'area di riferimento di Berlusconi, parliamo del Giornale e di Libero, anche se adesso, ultimamente, dopo la scissione, con accenti diversi, scrivono più o meno la stessa cosa. Decade il Parlamento è il titolo scelto dal Giornale di Sallusti. Sentenza shock, la legge elettorale incostituzionale, deputati e senatori illegittimi. Napolitano e governo sono abusivi, sinistra e Alfano nel panico saltano
tutti i piani. Forza Italia congela i senatori a vita, non meritano quel posto, questo è un altro aspetto. Oggi Forza Italia ha chiesto che vengano riviste le nomine degli ultimi senatori a vita, Bado, Renzo Piano e gli altri, perché non ci sono quei requisiti di merito, secondo Forza Italia, che dovrebbero portare alla loro nomina. Nell'editoriale dei Sallusti, la faccio breve, Belisario si dice, insomma, decaduto uno, dopo questa sentenza decaduti tutti. Questo adesso, diciamo, chi ha voluto la decadenza di Berlusconi, scrive Sallusti, adesso si trova decaduto a sua volta. Questa è la tesi del giornale. Libero invece scrive, Parlamento fuori legge. Muoia Sansone adesso, con tutti i figli sei. Questa è la sintesi estrema. I giudici della Consulta cancellano il Porcellum, seppellendo così esecutivo Letta e velleità golliste di Napolitano. Ora si dovrà varare un nuovo sistema elettorale e tornare al voto, ma è il rischio caos. Decade questo Parlamento, è giusto che decada al termine, diciamo, magari aspettando le motivazioni della sentenza? Guardi, siamo sempre alle tesi giuridiche, io mi limito alle tesi politiche, perché altrimenti entriamo nel dettaglio. È evidente che questo Parlamento è svuotato di autorevolezza, su questo non ci piove, non è necessario che ce lo ripetiamo più volte. È un Parlamento che questa sentenza azzoppa, rende debole. Già lo era di fronte alla pubblica opinione, che a milioni non è andata più a votare. Adesso è chiaro, vogliamo chiamarlo abusivo, come ho visto in qualche flash d'agenzia, chiamiamolo sicuramente un Parlamento che deve e sopravvivere a questa sentenza per fare una legge elettorale chiara. Ecco, puntuale. Mi la dice una cosa da ex esponente della Commissione Affari Costituzionali, con la buona volontà di tutti, quanto ci vuole per riformare la legge elettorale? Il lodo Alfano è stato fatto in 18 giorni. Per la legge elettorale ce ne vogliono? Io penso che se è così, penso che fosse che sia più importante la legge elettorale allo stato in cui siamo di una norma salva qualcuno, come era il lodo Alfano, come era stato prima il lodo Schifani, per cui si può fare una norma lavorando notte e giorno. D'altra parte non c'è più alibi, ormai bisogna farla, e a mio avviso bisogna andare a votare nella prossima primavera. Io penso che questo governo, e anche di fronte all'opinione pubblica internazionale, l'Italia, tutto il nostro sistema politico, sia fortemente compromesso nella credibilità. Renzi e Grillo non si strapperanno i capelli di fronte a questa evenienza, insomma, andare a votare eventualmente in primavera, ma secondo te, Emilio, è giusto dichiarare decaduto anche formalmente questo Parlamento? Sarebbe una cosa senza precedenti, ovviamente. Sarebbe una cosa senza precedenti, e mi par di capire, da quel che ho appunto da leggere in queste pochissime ore, che il parere dei costituzionalisti su questo non diverge molto, sì, tra diverge, le diverge molto. Credo che comunque, insomma, ci sia un dato politico, sono d'accordo nel centrare la nostra attenzione sull'aspetto politico. Sicuramente Grillo ha ricevuto un aiuto alla propria tesi da questa sentenza della Consulta. Per quanto riguarda Renzi, la cosa più probabile è che cercherà di intestarsi, una volta che sarà molto probabilmente segretario del Partito Democratico, questa riforma. Di certo, diciamo, il Parlamento attuale è molto indebolito dal fatto che è un Parlamento di scopo, che serve a sostenere un governo che era nato come governo di grande coalizione tra due grandi forze popolari, come innegabilmente sono il PDL, l'ex PDL e il Partito Democratico. Nel momento in cui la figura di riferimento di uno dei due, cioè Silvio Berlusconi, si è sfilata, questo ormai è un governo, al di là di Alfano e di quell'area lì, sostenuto unicamente dal PD. Una volta che ci sarà Matteo Renzi, sarà lui quindi l'azionista di maggioranza e sarà lui a decidere quando andare allo showdown. E ci porta proprio al discorso del governo, anche questa sentenza della Consulta ci porta anche ad esaminare quanto il governo sta facendo in questi giorni e quanto dal punto di vista
della vita dei cittadini, così come si ripete da più parti, sia opportuno o meno avere un altro periodo di vacanza, in questo senso, di un esecutivo, della presenza di un esecutivo. Scrive Europa, per esempio, a centro pagina, il titolo è «Non era solo una porcata, è anche contro la Costituzione», questo è il titolo scelto, «la Consulta decide in fretta e boccia la legge elettorale da cambiare il premio di maggioranza e la mancanza di preferenze». Il PD dice «ora si cambi», Forza Italia e 5 Stelle subito al voto. Poi nell'editoriale Giovanni Cocconi, «il governo è il PD, il PD è il governo», si legge «l'assalto di martedì alla sede del Nazareno non è stata la prima aggressione al PD in questi mesi e non va sottovalutata. Un collettivo di disoccupati napoletani non è meno responsabile di un gruppo NoTav se parla solo con il linguaggio della violenza. Però, al netto della sua gravità, l'episodio segnala che nell'opinione pubblica scatta ormai automatica un'equazione che non tutti diamo per scontata. Il PD è il governo è il PD. Il partito di Epifani e da domenica di qualcun altro viene considerato l'unico interlocutore politico per i drammatici problemi del Paese, ma anche il responsabile numero uno, ritornando anche a quello che diceva Emilio poc'anzi. Il Sole 24 Ore, che è il primo quotidiano che leggiamo a non dare spazio a tutta pagina alla notizia della sentenza della Corte Costituzionale, la relega in alto a destra, bocciato il Porcellum, parola alle Camere, l'apertura però riguarda gli aspetti finanziari con più tagli al cuneo fiscale, primo passo con l'incontro tra Letta e Van Rompuy, dopo tra l'altro le critiche ricevute ieri dall'Europa da Olli Rehn, Saccomanni dice presto per decidere. Il Tempo invece in prima pagina scrive disoccupazione e crisi, l'allarme degli 007 gettando scenari inquietanti su questo SOS dell'intelligence. Cresce il disagio e il conflitto sociale rischia di esplodere. Inverno caldissimo, estremisti decisi ad agire, si comincia con i forconi l'8 dicembre, poi nell'editoriale del direttore Chiocci, il rischio deriva del paese Italia. Belisario, questo governo, a prescindere da come la si pensi, sta facendo tanto o sta facendo poco, ma è opportuno in questo momento, è consigliabile non avere un governo in un momento così drammatico come insomma anche l'ultimo titolo, quello del Tempo, ci segnala? Guardi, io stando fuori dal Parlamento penso di essere molto, molto libero nei giudizi. Io penso che questo governo o c'è o non c'è, per i cittadini cambia poco. Cambia assolutamente poco. Perché in un periodo di crisi gravissima non ha curato le riforme, non si è preoccupato di agevolare la riforma della legge elettorale. E però è un governo che acquista gli F-35, che si preoccupa di nuove navi da guerra, poi non la faremo mai la guerra, o almeno di farle girare, ma per farle girare, e si preoccupa di svendere in un periodo di recessione, di crisi, i gioielli di famiglia, ma probabilmente è tutta una buttata, serve soltanto a far quadrare i conti della legge di stabilità, non risolve il problema delle carceri, che a mio avviso non si risolve con l'amnistia e con l'indulto, ma si risolve rivedendo il sistema penale italiano. Arriviamo dopo a questo, perché ne ha parlato Napolitano, delle carceri. Quindi ma ancora una volta, secondo me, i moniti di Napolitano in questo momento, su questo tema, non funzionano, lo dico con grande rispetto, non condivido. Noi dobbiamo eliminare la Bossi Fini, la Fini Giovanardi, dobbiamo depenalizzare una serie di reati, dobbiamo introdurre le pene alternative, dobbiamo accelerare i processi e non abbreviare la prescrizione. Cioè questo governo, cioè, d'altra parte, parliamo della Cancellieri, e ne dobbiamo parlare, oppure dobbiamo parlare del ministro dell'Interno con quello che ha fatto, facendo di fatto deportare nel Kazakistan la moglie di uno che aveva chiesto asilo politico in Francia. Cioè, voglio dire, è un governo che galleggia, che dura, ma che non opera, che non fa. Ne vogliamo parlare dell'IMU? Si paga, non si paga, ne paghiamo un poco. Adesso la colpa è dei comuni, a cui sono anni che continuano a tagliare
fondi, e però i servizi agli anziani, gli asili nido, le buche sulle, delle strade, l'illuminazione, in qualche maniera dovranno pure essere pagati, pagati, bisognerà far fronte. Ecco, per questo io dico che questo governo, come il Parlamento, prima vanno via, meglio è per il Paese. Ripartiamo da Emilio con questo, ne ripartiamo dopo qualche istante di pubblicità, poi dobbiamo sentire anche cosa ha detto Berlusconi oggi sulla sua situazione giudiziaria. Tra poco. Tra via Collatina e via Prenestina, a due passi dal centro commerciale Roma Est, il gruppo Edoardo Caltagirone prosegue la vendita di nuovi fabbricati a Ponte di Nona. Abitazioni in pronta consegna. Venite a scegliere il vostro appartamento. Troverete ampie disponibilità di varie grandezze, i più piccoli composti da salone con angolo cottura, camera da letto, bagno e un ampio balcone. I più grandi con salone, cucina abitabile, due camere da letto, due bagni e balconi spaziosissimi. Gli attici con i loro grandissimi terrazzi sono unici per bellezza e panorama. Edifici rivestiti in cortina, curati in ogni particolare, realizzati secondo tecniche costruttive tradizionali e modernamente rifiniti con materiali di prima scelta. La vendita curata direttamente dal nostro personale vi permette di risparmiare i costi aggiuntivi di intermediazione. Diverse forme di pagamento, comode e personalizzate a seconda delle vostre esigenze, con mutui a condizioni straordinarie. Un'occasione irripetibile da non perdere. I nostri uffici vendita in Viale Francesco Caltagirone numero 243 e Via Giacomo Mattetrucco numero 144 sono sempre aperti, anche la domenica. 06 22 53 294 06 22 18 14 67 IC, dove le case sono più belle. Per la tua pubblicità su Teleroma 56, telefona alla PubliRoma ICAM 06 88 52 91 82. Fax 06 88 14 307. www.publiroma.net. L'appuntamento è con 56 Live dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. La politica, la cronaca cittadina, lo sport con le ultime notizie su Roma e Lazio. 56 Live, l'informazione rigorosamente in diretta di Teleroma 56. Seconda parte dei nostri titoli di coda, arriviamo tra poco a Berlusconi, alle carceri, agli altri temi di giornata, ma ovviamente la notizia è quella della sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittimo il Porcellum. C'è da chiedersi che fine farà il governo in questo momento, un governo che rischia di essere ulteriormente indebolito da questa notizia. Chiedevo prima a Felice Belisario se è opportuno in questo momento di crisi, segnalato anche, l'abbiamo visto su alcune prime pagine dei quotidiani di Quella Domani, se è opportuno avere o non avere un governo in questo momento, lo chiedo anche a te Emilio Carnevali. Ma io vorrei innanzitutto sgombrare la discussione da un inquinamento spesso che è molto nocivo a proposito di questi temi, ovvero il terrorismo che spesso si fa sulle elezioni, sulla catastrofe che sarebbe ritrovarsi senza governo in questi tempi di crisi. Insomma, io ricordo che quando c'era Mario Monti, insomma, che tutto si può dire Mario Monti, tranne che non riconoscere il suo essere uomo molto rassicurante e per i mercati e per le istituzioni europee, nella famosa estate del 2012, insomma, lo spread ha risfondato quota 500, cioè i valori che avevano fatto dimettere Silvio Berlusconi, è arrivato poi
poi Mario Draghi con il suo intervento, che ci ha dimostrato molto chiaramente come anche queste sollecitazioni, turbolenze, sono grosse turbolenze, sono sulle quali alle mura può intervenire la Banca Centrale Europea, ma insomma certo non, se andassimo alle elezioni non ci sarebbe... certamente insomma, sarebbe è augurabile avere governi stabili che fanno le riforme, però insomma è sbagliato secondo me fare terrorismo attorno al momento elettorale, che è un momento fondamentale di ogni democrazia. Poi io non sono di quelli che sono stati scandalizzati dalla costituzione di questo governo, mi pare che ci fossero poche alternative per quello che è stato l'esito delle urne e le consultazioni che sono seguite anche con questo tentativo molto generoso di Bersani che non ha trovato sbocchi. Detto questo, ci si sarebbe potuti aspettare da un governo di gestione dell'esistente, se non altro una gestione professionale delle questioni sul tappeto. La cosa dell'IMU, posto che io sono contrarissimo all'abolizione dell'IMU e sono d'accordissimo con per esempio il consigliere economico di Renzi, Joram Gutkeld, che ha detto che è un'assoluta stupidaggine elevare l'unica imposta patrimoniale del nostro ordinamento. Posto che sono contrario, la si gestisca questa abolizione, se è stata decisa per un contratto elettorale con Silvio Berlusconi, con professionalità, non cambiando 8 nomi nel giro di 2 mesi, non sapendo se si dovrà pagare una quota, ritornando indietro sui propri passi. Quindi, e lasciando i comuni senza una stima precisa delle entrate che avranno. Quindi credo che questa sia la grossa colpa del governo, al di là di grosse disquisizioni politiche. Essere venuto meno anche a quei compiti minimali a cui era chiamato, e quindi a questo punto penso che veramente traghettare il paese verso elezioni con una nuova legge elettorale sia la soluzione più indolore. Te lo chiedo in 30 secondi, così poi passiamo ad altri argomenti. Dopo la tregua, diciamo così, che era stata firmata tra Renzi e Letta in vista del passaggio parlamentare a cui il governo è atteso mercoledì prossimo, dopo la formazione di una nuova maggioranza o comunque la fuoriuscita della Forza Italia, questa notizia della consulta rischia adesso di complicare quel passaggio di mercoledì, secondo te? Il passaggio della richiesta di fiducia. Il passaggio della richiesta di fiducia da parte di Letta. Che sembrava scontato, nel senso, trovato l'accordo con Renzi, incassato io quindi l'appoggio del PD. Credo che questo passaggio continui a essere scontato, perché comunque noi non possiamo andare a votare in queste condizioni. Prima Belisario giustamente diceva la consulta dichiarata incostituzionale è la mancanza di preferenze. La consulta può cancellare naturalmente degli elementi da una norma che sono giudicati incostituzionali, non può aggiungere altre norme, quindi non può scrivere una legge elettorale lei. Quindi io non so, in casi del tutto eccezionali, se si andasse a votare solo con questa riforma della Corte Costituzionale, poi concretamente come sarebbe una scheda. Credo che anche su questo il parere dei costituzionalisti sia divergente, però è assolutamente pacifico che c'è bisogno di una legge elettorale per far funzionare il Parlamento. Ci dovrà essere anche un governo, non credo che Renzi voglia cambiare il governo per fare un governo mercoledì di 2 mesi di scopo per cambiare la legge elettorale, quindi do per scontata la fiducia di mercoledì. Capitolo Berlusconi, sentiamo un estratto di quello che ha dichiarato oggi in occasione della presentazione del libro di Bruno Vespa. Ma è vero che si candida all'estero? Non ci ho mai pensato, francamente, e non ho visto con stupore la notizia apparsa sui giornali. Nessuno neppure ha pensato di chiamarci per avere conferma o meno. Ma se le facessero un'offerta la valuterebbe? Non ho pensato a questo, io sono ancora completamente dentro quello che è successo in questi giorni, che non è nuovo in Italia, quindi sono ancora nell'atmosfera di chi, sincero democratico e innamorato della libertà, sente di stare in un paese che non è più democratico. E quindi non ho nemmeno pensato ad alternative al fatto di restare qui a combattere ancora per la nostra libertà. Io considero una cosa quasi impensabile che un cittadino della mia età, che nella vita ha fatto l'imprenditore, l'uomo di sport, l'uomo di Stato, possa essere ritenuto da dover sottoporre a dei colloqui con degli assistenti sociali per riabilitarsi. È una cosa ridicola, ma è ridicola per il Paese. Quindi io immagino che se ci sarà un minimo di saggezza al riguardo, credo che dovrebbe arrivare, lo dico senza infingimenti, che dovrebbe arrivare per un periodo di appena 10 mesi una grazia motu proprio dal Capo dello Stato.
La platea era di parte, intanto possiamo dire questo, ma integro questo contributo con la prima pagina dell'Opinione, edicola Domani, il quotidiano diretto da Arturo Diaconale. Il CAV smentisce la candidatura bulgara, il titolo: Berlusconi nega di aver mai pensato di ricevuto proposte di una candidatura all'estero alle prossime elezioni europee. Quasi a conferma che le voci in proposito potrebbero essere propalate da chi vorrebbe che venisse arrestato da qualche PM per pericolo di fuga. Questa è la tesi dell'Opinione. Questa grazia richiesta senza richiederla da Berlusconi, Belisario, che ne pensa? Ma Berlusconi, devo dire la verità, che riesce ancora a far sorridere, perché altrimenti uno dovrebbe arrabbiarsi. Egli è tecnicamente un pregiudicato, che ha ritenuto la sentenza contro di lui venuta fuori non da un processo in tre gradi, ma dalla persecuzione di Magistratura Democratica trattino o uguale Brigate Rosse, e che ne ha combinate di cotte e di crude, che ha ancora procedimenti penali a carico e per alcuni già ha subito sentenza penale di condanna in primo grado, che ha preso la Mondadori perché un suo sodale ha corrotto i giudici. Di cosa parliamo? Ma di quale grazia? Ma io lo lascio dire, perché è talmente istrionico, è talmente bravo a raccontare barzellette, che vuol parlare della sua grazia come se fosse una barzelletta. Vuole andare ai servizi sociali, non ci vuole andare, rimanga agli arresti domiciliari, ma questa è la legge oggi, non ha i numeri per cambiarla, dovrà piegarsi come tutti noi nel caso dovessimo subire una sentenza, né più né meno. D'altra parte, un pregiudicato che continua a invadere le televisioni, che parla contro tutti e contro tutto a tutte le ore del giorno, io penso che ai servizi sociali dovrebbe davvero finirci per avere un momento di rieducazione. Però i numeri sono, Emilio, un aspetto importante, perché tornando a Ballarò, insomma, abbiamo aperto con Crozza, vedevo i sondaggi di Pagnoncelli che davano il centrodestra avanti di un punto, intorno al 35%, avanti al centrosinistra, e in quel centrodestra c'erano soprattutto le due anime, quella di Alfano e quella di Berlusconi. Ma al di là degli aspetti istrionici che sollevava Belisario, Berlusconi ha secondo te ancora un peso numerico e politico tale, certo, da determinare il risultato del centrodestra e quindi da spostare l'ago della bilancia anche del paese? Questo purtroppo mi sembra del tutto evidente, ma faccio una chiosa rispetto all'intervento che abbiamo appena sentito di Berlusconi. Questa è la democrazia liberale, è proprio questa, cioè il fatto che indipendentemente da quello che è il consenso, il ruolo che si esercita, la legge è uguale per tutti. Nei regimi non liberali, dove non vige lo Stato di diritto, chi occupa una determinata posizione è al di sopra delle leggi. Quindi, diciamo, distinguerei il discorso del consenso popolare dal discorso delle condanne. Poi evidentemente Berlusconi ancora dà voce ad una parte importante del paese, e questo è un fatto con cui dobbiamo fare i conti. D'altra parte, le elezioni sappiamo benissimo che poi hanno degli esiti molto diversi rispetto a quelli che sono i sondaggi. Bersani era dato per strafavorito, io vorrei vedere poi anche con la nuova leadership del PD quali saranno i rapporti di forza a fronte di un candidato che attualmente è incandidabile. Si parla di Marina Berlusconi, si parla di un famoso coniglio da tirare fuori dal cilindro, insomma la situazione mi pare ancora molto molto fluida. C'è anche Galliani che è quasi disoccupato, per cui Galliani è in tregua armata in questo momento nel Milan. Tra l'altro Berlusconi oggi in occasione di quella presentazione parlava di Renzi come suo principale competitor, perché un moderato, però ricandidandosi di fatto. Il vero dramma di questa questione, di fatti, al di là di quelle che sono le previsioni e i sondaggi sulle prossime elezioni, che il centrodestra non ha saputo avviare in tutta questa ultima fase, in questi ultimi anni, un ricambio di una leadership come ci si sarebbe potuto aspettare a fronte dell'inevitabile logorio, al di là delle vicende paradossali e incredibili in cui è stato coinvolto Berlusconi, dell'inevitabile logorio di qualsiasi leadership politica. Quella è un
un partito padronale che non riesce a emanciparsi. C'è stato adesso il tentativo di Alfano, non so quanto potrà andare lontano, abbiamo visto come sono finiti tutti coloro che si sono ribellati al dominio, ma in questo caso la responsabilità è anche, io credo, come dire, di quella fetta del paese che continua a farsi rappresentare da questo tipo di leadership. Deve nascere, che spesso si dà colpa alla famosa casta, eccetera, eccetera. Credo che anche dal basso io debba nascere la sollecitazione per un certo ricambio, se no si finirà sempre per deresponsabilizzarci tutti a destra, a sinistra, ovunque nello schieramento politico, addossando le colpe a questa fantomatica casta che è pur sempre votata dai cittadini, al di là delle questioni delle preferenze o meno. Questione sul tavolo del governo, ne parlavamo in parte prima, è quella delle carceri. Sentiamo allora rapidamente quello che ha detto oggi il Presidente della Repubblica Napolitano invocando l'indulto. Ancora qualche istante, allora prima di arrivare a Napolitano, perché Belisario ci ha già detto che non condivide il monito sull'indulto, però poi vorrei chiedere a Emilio se questa, che è un'altra emergenza, questo secondo me è il punto politico, un'altra emergenza che rischia di portarci delle sanzioni pecuniarie da parte dell'Unione Europea, se l'indulto è la ricetta migliore e soprattutto anche in questo caso se un governo depotenziato di fatto potrà affrontarla. Pronto sì. Napolitano, guarda, lo faccio sentire così lo commentiamo. Parlamentari e anche, voglio dire, organi parlamentari che si sono dedicati ad un'analisi attenta dei problemi posti col messaggio. Voglio citare la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, presieduta da onorevole Ferranti, che ha elaborato un'ampia relazione che è stata approvata non all'unanimità ma a grande maggioranza. E è chiaro che il mio messaggio indicava sia l'esigenza di misure strutturali, non solo per favorire adesso il decongestionamento delle carceri, ma per scongiurare anche un ulteriore nuovo sovraffollamento. E però indicava, accanto a queste misure strutturali, anche la possibilità di un provvedimento di indulto seguito anche in qualche modo da misure di amnistia, ma indubito questa mattina abbiamo ascoltato una relazione molto forte del professor Zagrebelsi, che ha avuto una lunga esperienza nella Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che ha sostenuto essere indubito la sola misura capace di ottemperare alle fortissime raccomandazioni, per non dire intimazioni, della Corte di Strasburgo nei confronti dell'Italia. Il Parlamento è assolutamente libero di fare le sue scelte. Il mio messaggio non è un prendere o lasciare, è un modo di richiamare l'attenzione su un problema drammatico e su un dovere ineludibile. Il Parlamento deve avere il senso di responsabilità necessario per dire è anche il provvedimento di indulto, o innanzitutto in particolare il provvedimento di indulto, necessario per ottemperare alla decisione della Corte di Strasburgo, oppure prendersi la responsabilità di considerarlo non necessario, sapendo che c'è una scadenza che è quella del maggio 2014, posto appunto dalla Corte dei diritti. Emilio Carnevali e poi Belisario. Napolitano ha chiesto due cose sostanzialmente con forza al Parlamento negli ultimi mesi. La legge elettorale è un intervento sulle carceri che abbiamo sentito possibilmente vada in direzione di un indulto. Sì. Il Parlamento non è che l'abbia ascoltato fino adesso. Il Parlamento non ha ascoltato. Temo che per il secondo aspetto in realtà i due temi sono più legati di quanto possono sembrare, perché più si avvicinano le elezioni e più c'è l'urgenza di una legge elettorale, credo che più si allontana la possibilità di un indulto, nel senso che io credo che la condizione delle carceri sia inaccettabile e scandalosa, ma è fuori di dubbio che una misura di questo tipo, che purtroppo non gode della popolarità. Di popolarità, insomma, presso l'elettorato, con i soggetti che sono in campo attualmente, che sono Grillo, Berlusconi e Matteo Renzi, che sono tutte e tre persone, insomma, molto capaci di captare la pancia e gli umori del paese, credo che sia una cosa che si allontani. E per collegare questo discorso invece a quello precedente, a proposito di Berlusconi ed al miracolo della sua tenuta, Berlusconi ha avuto la capacità di intestarsi l'opposizione di due governi ai quali ha collaborato, che sono quello Monti e quello attuale.
Il centrosinistra ha commesso gli errori, secondo me, nel passato recente di addossarsi la responsabilità dell'impopolarità di questi governi. Io credo che Renzi abbia capito questo e starà molto attento a fare in modo che questo non succeda più con Letta, e per questo credo che sia un ulteriore elemento di instabilità questo. Belisario ci diceva che insomma non la trova d'accordo alla misura dell'indulto, ci proponeva prima delle soluzioni, le pene alternative. Io questa è una vicenda che conosco, perché le carceri le visito anche io, non soltanto a Ferragosto. Ci sono molte carceri che hanno bracci non aperti e ultimati perché manca gli agenti di polizia penitenziaria. Ci sono carceri ultimate e mai inaugurate. Io ricordo che noi abbiamo un ministro dell'interno che qualche anno fa, da ministro della giustizia, Alfano, parlò delle carceri sulle navi da crociera, ve lo ricordate voi? Quindi veramente abbiamo dei diavoli di terza categoria che governano. Allora noi depenalizziamo alcuni reati, sigliamo convenzioni con i paesi che ci danno più, molti sono comunitari ma anche extracomunitari, per restituirli una volta che delinquono e vengono condannati, e soprattutto cominciamo con le pene alternative, proviamo a rendere questo paese un po' più moderno. Noi invece ci preoccupiamo soltanto come scansare le condanne, come fa a prescrivere i reati. Noi invece dobbiamo avere la certezza della pena, che le condizioni siano quelle della Costituzione, che portino verso una rieducazione e a condizioni di vita umane. Ci mancherebbe, chi è contrario a questo? Però noi dobbiamo capire che i delinquenti stanno dove devono stare. Poi, se sono stati delinquenti di grado, che non incidono sulla sicurezza sociale, certo, che non incidono, e allora gli diamo la semilibertà, gli facciamo lavorare fuori. Insomma, abbiamo tutta una serie di strumenti. Invece, sento parlare di amnistia e di indulto, a me pare che chi ne parla faccia come quegli scolari che anziché studiare la lezione copiavano sotto il banco. È stato chiarissimo, e siamo in chiusura, però c'è da affrontare il tema delle primarie del PD, passando però per completezza informazione per la prima pagina della Padania, che in realtà si occupa di una manifestazione molto importante che si è tenuta oggi in prossimità del Brennero con la Coldiretti, che ha chiesto la difesa del Made in Italy. Il Carroccio si schiera in prima fila, ovviamente la Padania insomma tira acqua al mulino della Lega, a sostegno della grande manifestazione di Coldiretti. La sicurezza alimentare e la tutela dei prodotti tipici sono da sempre una battaglia del movimento, e in questo clima di emergenza economica e sociale, scrive la Padania, la priorità per il governo Letta resta appunto l'indulto. Dopodiché arriviamo e coinvolgo Emilio al numero di Micromega che troveremo in edicola, la rivista che si occupa lungamente di Matteo Renzi e del dibattito interno al Partito Democratico. Questo è il sommario della rivista, insomma scorrendo leggo parecchi riferimenti al dibattito politico in questo senso, che ampio spazio, eccolo qua, tra l'altro in intervista c'è anche Joran Gutgeld, che tu prima hai evocato, che è il consigliere, il deus ex machina del programma per quanto riguarda l'economia di Renzi. E poi vi chiedete, in questo ampio spazio che viene dedicato a questo su Micromega, riforma borghese o nuovo capitalismo ammanicato? Qual è la domanda di fondo che vi fate? La domanda è abbastanza esplicita e tenta di indagare il fenomeno Renzi mettendo a confronto opinioni molto divergenti, dalle più severe, che sono quelle per esempio di Luciano Gallino, a sostenitori della primavera di Renzi, coloro che vedono in qualche modo in Renzi un elemento, un ariete. Farinetti, insomma, qualcuno esatto. Dei...
in grado di scardinare gli attuali equilibri politici. C'è da dire però che secondo me, per quanto riguarda il fenomeno Renzi, c'è anche da non fare, cioè da fare delle distinzioni, lo dico veramente molto molto brevemente, tra il primo Renzi e il secondo Renzi, nel senso che il Renzi che abbiamo adesso di fronte è un Renzi di già che... verrebbe da dire, insomma, perché è da poco in campo. Renzi è un politico molto pragmatico, è quello che gli viene rimproverato spesso anche dai suoi avversari e dai suoi detrattori. Il pragmatismo viene delineato spesso come opportunismo. Fermandoci, diciamo, neutralmente al pragmatismo, diciamo che Renzi ha imparato molto bene la lezione delle primarie precedenti e ha cercato di parlare, secondo me, molto di più all'elettorato di sinistra. È un Renzi che critica molto Europa, critica molto le politiche europee, chiaramente il vincolo del 3% sul debito PIL, ha criticato le privatizzazioni che ha messo in cantiere Letta, dicendo che è un compro oro andare a vendere le quote dell'ENI quando si va a guadagnare sugli interessi del debito pubblico molto meno di quanto si guadagna sui dividendi, che è un Renzi, il Renzi prima maniera legato a Zingales, ai cosiddetti liberisti di sinistra, non avrebbe mai detto. Quindi io credo che sia un fenomeno da indagare e da approfondire, al di là degli slogan a cui viene spesso ricondotto Renzi, anche delle responsabilità in qualche modo nel dare un'eccessiva leggerezza al suo messaggio politico, ma insomma è bene approfondire, è bene indagare quello che saranno le prospettive future. Ancora più interessante, insomma, leggere Micromega in questo senso. Ci hai detto che secondo te vincerà Renzi. Vorrei chiedere a Belisario se, visto che vanno di moda le metafore calcistiche, insomma, se si sente comunque ancora parte dello stesso campionato del Partito Democratico, se l'appassiona questa consultazione. Ma guardi, io devo dire la verità che ogni qualvolta si interrogano i cittadini e si chiede ai cittadini di scegliere e se lo fanno in maniera spontanea, lo fanno milioni di persone, comunque è un fenomeno che va guardato con grande rispetto. E il Movimento 139 questa volta ha deciso, sperando che questo congresso del Partito Democratico diventi la prima pietra di un centrosinistra ampio, plurale, che guarda i diritti, che guarda le fasce sociali più deboli, che mette da parte lobby ed interessi di partito. Dicevo, il Movimento 139, dopo aver parlato sia col segretario Epifani, sia con tutti e tre i contendenti, Renzi, Civati e Cuperlo, ha deciso di chiedere ai suoi aderenti e al popolo di centrosinistra di partecipare a queste primarie aperte. Oggi abbiamo solo la speranza che dal 9 dicembre si possa cambiare, si possa cambiare verso. Io dico più semplicemente cambiare passo, girare pagina. Io sono però certo, noi, io, Luca Orlando, siamo certi che se le primarie saranno molto partecipate e se daremo una spinta anche noi che siamo fuori dal PD, che non prendiamo la tessera del PD, ma che siamo cittadini che hanno a cuore il sistema paese, io penso che forse una pietra nuova per un grande Partito Democratico, diverso probabilmente da quello che abbiamo conosciuto, si potrà porre. Emilio, 30 secondi, scusa che siamo... 30 secondi, io non so se saranno partecipate perché c'è una comprensibile delusione nei confronti del Partito Democratico, che sono primari. I 2 milioni di Renzi sono secondo te la quota più probabile? Non lo so, meno di quello sarebbe sicuramente, diciamo, un fatto negativo. Personalmente, al di là delle previsioni, mi piacerebbe vedere una buona affermazione di Pippo Civati, perché secondo me ha condotto un'ottima campagna elettorale, è stato coraggioso, è stato molto generoso, ha detto cose esplicitamente di sinistra che credo possano, di cui il Paese in questo momento ha detto cose chiare, le ha dette in maniera non arzigogolata, è andato dritto all'obiettivo e anche nel dibattito, io questo lo voglio segnalare. Abbiamo visto però un dibattito con tre personalità tutte quante buone, che hanno dato almeno un'immagine, un'impronta di cambiamento. Poi dobbiamo vedere prova dei fatti. Le avrei chiesto chi preferiva i tre, più o meno, insomma, mi sembra che mi abbia risposto. Beh, io non... Soltanto un nome, però purtroppo siamo proprio su insieme. Andate a votare l'8 di dicembre. Dicembre, non ci dice per chi, vabbè, insomma, dai, qualcosa si è capito, grazie.
Felice Belisario, Movimento 139, per essere stato con noi, alla firma di Micromega. Emilio, grazie a voi. Carnevali, buonanotte a tutti, appuntamento a domani con la programmazione di Teleroma 56.